In collegamento con il sindaco di Lustra Cilento, Luigi Guerra, per parlare della nuova ordinanza del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, riguardo le scuole. Sindaco, ben trovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito per questa web conference. Ci soffermiamo sull'ultima ordinanza regionale che riguarda la riapertura delle scuole per quanto riguarda l'infanzia e le prime classi della scuola elementare. Ovviamente il suo comune ha deciso di prorogare la chiusura fino al 3 dicembre, decisione che è stata un po' unanime da parte dei sindaci del Cilento. Diversi comuni hanno prorogato la chiusura delle scuole, anche perché lei nella serata di ieri ha rimarcato, insomma, che c'è necessità di prorogare questa chiusura proprio perché anche nei comuni limitrofi ci sono delle situazioni delicate per quanto riguarda i contagi. Allora, io non voglio criticare l'ordinanza che ha fatto De Luca, anzi, perché un discorso non può essere fatto generalizzato. Un discorso, secondo me, secondo un mio avviso, già da qualche giorno indietro l'ho pure ribadito, deve essere fatto cioè l'ordinanza deve essere fatta territorialmente, perché se in un comune non sussistono casi, non ci sono i presupposti per riaprire la scuola in sicurezza, perché non riaprire? Non c'è più cosa più bella di mandare i bambini a scuola, anche perché molti bambini me l'hanno detto che vogliono ritornare a scuola. Questo è pur vero, però oggi, guardate, c'è un interesse che va al di là, di tutto, che è quello della salute. Noi, come primi cittadini, dobbiamo tutelare la salute dei bambini e dei genitori e dei nostri concittadini. Io in quest'area geografica, come le dicevo già prima, io ho 14 casi. Nel comune di Omignano, che è il comune limitrofo al mio, ce ne stanno circa una ventina. E la scuola di Corticelle, che è la scuola dell'infanzia, e per quanto riguarda le prime elementari, la maggior parte dei bambini vengono proprio da quell'area geografica. E allora, sinceramente, con questi presupposti, per me è impossibile riaprire la scuola, anche perché non è la scuola stesso che è un diffusore del virus, però in questa situazione, sinceramente, non vedo che ci siano le condizioni di sicurezza per riaprire, anche perché molti genitori mi hanno fatto presente per quanto riguarda lo screening. Il screening è proceduto un po' a rilento, perciò permettiamo anche a tutti i genitori di poter fare questo screening, anche a tutti gli alunni, al personale, e poi più avanti vediamo se ci sono i presupposti di sicurezza. La mia ordinanza è fino al 3 dicembre, però posso anche dire che se la curva dei contagi in quella zona non scenderà, io posso prorogarla tranquillamente, anche perché glielo dico e glielo ripeto, e lo ripeto anche ai telespettatori. Per me, come prima esigenza, come prima necessità, viene la sicurezza dei bambini.